In base alla persona che si ha di fronte si provano diverse reazioni e lei me ne ha date tante in tante direzioni. Quindi quello che io ho scoperto di me è che posso emozionarmi in modo molto veloce e sincero se di fronte alla persona giusta. Ieri, quando mi hai detto quelle cose belle al mare, abbiamo avuto quella discussione in cui mi hai detto solo cose carine, che mi hanno fatto tanto piacere. Pensavo che avessimo finito quello. Io ero così felice che ho detto vado a farmi un giro e vado a comprargli un regalino per ringraziarlo di tutto questo amore, di tutte queste parole dolci. In realtà sono entrata in un posto che a me di solito calma e ho preso questo. Ne cercavo due perché lo volevo leggere pure io, però non c'era, quindi il destino sarà che lo dobbiamo leggere insieme. Non me lo devi passare o lo dovrai leggere tu per me. Questo è molto strano. Hai paura? Assolutamente un regalo inaspettato, fatto in un momento tra l'altro inaspettato. Un viaggio chiamato amore? Sono lettere di due. Sei diventata romantica d'improvviso? Sono inciampata. Libro d'amore, di lettere d'amore, proprio una follia. Uno si fa tanti pensieri e idee, poi in realtà è sempre l'opposto. Non è la Jessica che ti aspetti, no? La Jessica arrabbiata che nel momento di rabbia, invece di uccidermi, mi compra un regalo. Quindi, wow. Benvenuto. Lascia la tua roba in ordine qua. Sistemato, hai passato il pomeriggio a pulire? Sicuramente. A lavare? Sicuramente. Ma io ti immaginavo lì con il sudore che pulivi tutti gli angoletti. E immaginavi la moglie sbagliata. Non me l'aspettavo, mi ha sorpreso per quanto l'ho trovata più bella. Un po' cerco di raccontarmi che non mi piace tanto, ma non riesco. Ma ciao! Che santa che sei. Ho dormito, cioè non che con te non si dormisse bene, però ho dormito un po' meglio. Qua c'è il mio letto. Questa è la mia parte. Madonna, ma è troppo precisa, no? In che senso è troppo precisa? È tutto sistemato. Non è che è fredda, è molto Jessica, è molto precisa. C'è poche cose, ma giuste. ti devo far vedere lo spazio per te, nel senso. Vai. Cioè, per ora non sembra che ci sia, però se noi facciamo così... Cioè, questo è il massimo che sei riuscita a fare? No, non ho ancora fatto niente, però lo posso spostare così e qua è perfetto per te. Mi fa piacere che ti sposti un po' per me, va bene? Ti faccio spazio. Vabbè, poi troveremo il modo, insomma, ci organizziamo. Nel parlare usa il futuro e mi fa... Non lo sottolineo per non dargli un peso troppo importante, però lo noto e mi piace. Anche i genitori tuoi abitano qui? Qua vicino. Niente, ho chiamato i miei, mi ho raccontato di te, chi sei, come va. Il papà era interessato alla parte pratica, cioè dove ero fisicamente, dove eri fisicamente tu. Mamma invece era proprio quando verrete a casa per Natale, mi devi dire sì, quindi... Mangio tutto. E io l'ho secondata, infatti. Tranne gli spinaci. Io dico mamma per Natale e ricordati. Era molto pompata, sì, dalla cosa. Sì. Non vedo l'ora di conoscerti. Un po' temporeggiato dicendo ma. Fa paura? È troppo presto. Cosa pensi? Penso che mia mamma mi farebbe mille domande su di noi. Cioè, per mia mamma siamo coppie, cioè siamo. Tu gli regalerai dei nipoti, cioè siamo a quel livello lì di. Questo è il mio? Di cosa? Di cosa? Cioè, mamma ti chiederà queste cose qui. Io devo presentarti qualcuno prima o poi. Io voglio conoscere qualcuno, infatti. A prescindere dal matrimonio, dove. Ma i tuoi me li presenteresti? Sì, perché potresti solo migliorare la. La situazione. Impatto. Sì. Cioè, mia mamma mi sta scrivendo da 3 giorni: venite a cena, venite a mangiare. E a te che sensazione ti dà? Metto un po' d'ansia. Cioè, io non ho mai portato nessuno a casa. E ha delle proiezioni che vengono da sue aspirazioni, le aspirazioni della sua famiglia. Io invece non vivo col giudizio degli altri e quindi vivo le cose senza pensare, con spensieratezza, senza costruire nulla. La mia felicità è fatta di altro. Se io vedo il mio futuro,
non c'è una cosa che immagino che sia collegata a cose concrete. E se a te questa parte ti spaventa, hai tutto il diritto. Siamo diversi, hai tutto il diritto. Io in Sergio non vedo una persona in cui mi posso appoggiare. Oggi, poi magari un domani sarà diverso, ma io oggi, io ho bisogno di una roccia accanto. È domenica mattina, mi sono svegliata perché Sergio mi ha salutata, mi ha detto vado un attimo a casa a prendere delle cose. Invece, non so dove sia. Non so dove sia perché non mi risponde ai messaggi. E abbiamo un appuntamento per pranzo, speriamo che torni. Cioè, sono rimasta senza marito. Di solito sono io quella che scappa. È difficile capire cosa è successo. Quando le cose non vanno, vado in agitazione, vado subito in allerta. E con lei qualcosa non, cioè, va benissimo su quasi tutto, ma mi manca un pezzetto. È impossibile dire, ma adesso dai, fate finta di niente, no? Non parlatene? Ma non se ne può, perché adesso comunque è uscito fuori questa cosa. E quindi è un esperimento, ma non ci sono regole in questo esperimento. Quindi, come si fa? 100% è troppo, forse. Cioè, anche per le cose che mi hai raccontato, insomma. Ho ancora troppo da scoprire e le emozioni positive sono maggiori di quelle negative o dei pensieri, quindi secondo me non che tu debba tenere presenti solo le cose che non vanno, però non ignorarle del tutto, no, anche usciranno perché, fuori, no? Perché poi dalle poche cose che mi hai raccontato, insomma, cioè, ci sono alcuni aspetti che mi hanno lasciato un po' perplesso, insomma. Col tempo le cose sono cambiate, sai, e ci sono i momenti in cui la sento proprio parte di un team, no? Nel quale siamo io e lei. Io e lei. È riuscita a farti dire team, eh? Sì. Lei parla sempre come se fossimo in un business meeting. Però poi questa sua attitudine ce l'ha anche nei sentimenti, ce l'ha anche nel modo in cui... Sì, sì, tu sei nel periodo di prova. Cioè, questo è poco, ma è sicuro. Sono curioso di conoscere lei perché ci sono alcuni aspetti di lei che secondo me lui supera meno agevolmente di quanto racconti. C'è stato un momento in cui hai pensato no? A un certo punto io e lei ci siamo lasciati e se non fosse stato per Favaretto, uno degli esperti che mi ha cambiato il mio modo di pensare, mi ha detto perché non ti chiedi cosa puoi fare tu per la relazione invece di chiedere cosa Jessica può fare? A me ha cambiato totalmente. Lo trovo molto lanciato. Invece, dal punto di vista fisico, adesso la sessualità si vive oppure non c'è ancora... Non farei con lei se questa parte fosse un problema. Ora ci sono momenti in cui io sono veramente felice di averla a fianco, ma perché io riesco a starle a fianco. Quindi non è tanto Jessica che mi piace Sergio con Jessica. Ma infatti io ti dico, tu sei intelligente e riesci anche a raccontartela bene. Ti vedo fiducioso. Insomma no, scherzi a parte, secondo me ci credi e speriamo che anche lei ci creda. Sarebbe clamoroso il no.